Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video su Monster Hunter. Andiamo avanti anche oggi perché dobbiamo accettare l'incarico scintille volanti Toby Kadachi. Che cos'è il Toby Kadachi? Non lo so perché ancora non ci sono andato e soprattutto non so assolutamente con che arma andarci. A questo punto quello che volevo fare io è forgiare un'arma che è la spadascia. Oggi scopriamo la spadascia e voglio forgiare quella addosso. Vediamo un po' come si utilizza la spadascia, cosa possiamo fare e perché. So che affrontare un nuovo mostro con un'arma di cui non sappiamo nulla non è bello, però nei vari Monster Hunter che ho giocato nel passato la spadascia la utilizzavo, so che ha veramente dei colpi molto molto buoni e quando vuole, quando trasformata in spada, è veramente molto veloce. Devo solo capire i suoi meccanismi. Ok, siamo arrivati a 3,85 di danno, ma voglio vedere se passando a questa... Assolutamente no, non si può più passare a questa, ragazzi. Quindi dobbiamo praticamente tornare indietro, fare un downgrade. Ok. Ah, riottieni! Riottieni i materiali utilizzati. È fighissima questa cosa. Quindi noi adesso dobbiamo scegliere o questa 3,85 o questa 3,85 o questa ragazzi 4,20. C'è un meno 20% di affinità. Ovviamente l'acutezza verde è minore, però toglie 4,20 e dà la possibilità di paralizzare l'avversario. Dall'altra parte però più avanti potrebbe diventare qualcosa di clamoroso, probabilmente facendola diventare di fuoco. Quindi io direi di passare a questa. Perfetto ragazzi, io credo che abbiamo una spadascia veramente incredibile. La Switch X sarà l'arma che ci porteremo dietro per questa missione. Nell'ultimo video abbiamo ucciso quel pesce acquatico e non vi ho fatto vedere l'armatura. È giusto farvela vedere adesso e soprattutto farvi vedere quanto è bella. Eccola qua. Guardate ragazzi, Giura, guardate qui. È straordinaria, ragazzi. E poi con la spadascia del Barrot sta veramente bene. Chissà che tipo di mostro ci attende. Che è? Cos'è? Che cos'è? Una lucertola? La lucertola piumata? Che... pensavo fosse un po' più deboluccio? Che cos'è? Esattamente. È una sorta di... Ah, fighissimo e fighissimo, perché è figo. Aia, non fa tantissimo male, è fattibile. Il problema è che non fa tantissimo male, ma potrebbe dare tanti colpi. Attenzione. Attenzione perché non lo conosciamo. È molto abile. E ha un'agilità incredibile. È quasi un serpente misto a... Ha tante cose in sé, ragazzi, effettivamente. Vediamo un po', continuiamo a tartassargli la coda. Ho visto che hai messo una trappola, non ti preoccupare. Adesso proveremo ad agire e a farla funzionare. Non bene, perfetto. Cavolo! Un malus da tuono? Ma che novità è? Un malus da tuono. Quanto dura? Eccolo, l'ha fatta ancora. Ok, puntiamo alla coda che è importante rovinargliela adesso, ragazzi. La coda secondo me è la cosa più importante da spaccargli in questo momento. Non deve usare quell'attacco tuono, che vedo che non smette di usare. Non smette di usare, sono stordito. Sono completamente stordito. Due schiaffi in faccia e via, dai. Sì, può essere una buona idea, ma adesso ce l'ha con me.
Quindi è meglio quando viene distratto, eh. Fatto. Mi metto un attimo qui. Vediamo se la null bacca. Sì. Aia. Pensa te. Rimuoviamolo dall'equipaggiamento e aspettiamo poi che si ricarichi. Oh, che legnata qui. Raga, è più difficile del previsto. Ma più che altro perché è molto agile. Che cavolo fa? Cosa? Mi ricorda lo Zinogre in qualche modo, come tipologia di mostro. Ok. Stiamo riuscendo in qualche modo, ma deve avere un punto debole comunque, ragazzi. Non può... Ok, non può essere così tutto il tempo. Un punto debole ce lo deve avere. Iniziamo a randellarlo seriamente, porca miseria. Adesso basta, brother. Ora hai rotto veramente le scatole. Vieni qua. Boom, 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 boom. E questa è una delle mosse davvero devastanti di quest'arma. Ok. Continuiamo a randellarlo perché credo che sia il momento giusto, si sta indebolendo parecchio. Bisogna solo trovare il momento giusto, ragazzi. Ok. Credo che ci siamo veramente... gran schivata qui. No, proprio adesso che ci stavamo capendo qualcosa arriva quell'altro. Ma forse è importante come cosa perché noi possiamo agire in questo modo. Avete visto azionata la spadascia? Per fortuna. Avete visto azionata la spadascia per breve periodo, eh? Vediamo un po' di andarla a prendere. Una volta randellato bene, si vede che ha dei grossi problemi l'amico. Vieni qua. Vieni. Oh, che cosa? Che cosa? Ma sul serio? Via. No, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Mannaggia. E qui abbiamo problemoni di tutti i tipi perché se ho finito la null bacca. Ok, che si può trovare facilmente in giro, ma... Guardate come ci sta dietro, vuole finirci. Noi continuiamo ad usare ovviamente l'albero come... aiuto, supporto. Ma lui vuole assolutamente finirci, eh. Guardatelo! È di un'aggressività veramente devastante. Però una volta stordito un paio di volte non può fare più nulla, eh. Eccolo qui! Gli abbiamo preso la coda, è incredibile questa cosa. Speriamo non ci dia la scossa elettrica nel momento sbagliato, ragazzi. Continuiamo a randellarlo, teniamoci un attimo, ok. Continuiamo a dargli randellate, teniamoci adesso. Ok, perfetto. Dai, dai, dai. No, resisti, resisti. Ok, vai, vai, vai. Ok. E stacchiamogli sta coda, per favore. E quante gliene... quante gliene ha date? Quante gliene ha date, ragazzi? In questo momento è storditissimo. Guardate, un'altra! Dai, andiamogli giù pesante adesso. È il nostro momento. Dobbiamo dargliele. Se non ci fossero sti cosi veramente, ragazzi, che danno solo fastidio. Guardate quante legnate gli stiamo dando. Ora è in difficoltà, ragazzi. È l'arma giusta perché lo stordisce. E lo stordisce non poco. Unico problema è che appunto poi diventa troppo pesante e adesso abbiamo completamente finito tutto, tutta l'acutezza. Devi fare in fretta. Ce l'ha fatta? No. Perfetto. Dove sta andando? Dimmi che stai scappando. Ok, recupero. Ragazzi, abbiamo lavorato bene per la seconda volta. Oh, è stordito già. No, la coda, ragazzi, la coda. Gliela rompi sta coda o no? È rotta ma non tagliata?
Eh no. Dai, non fare così, scusa. Bam! Questa gli ha fatto male. Se non gli ha fatto male questa, ragazzi. Peccato che però lui sembra veramente bello tranquillo, eh. Altra mazzata devastante e ci siamo sopra stavolta, non più nella coda, ma sul petto credo che ci siamo, ragazzi. Mi dispiace non avergliela staccata. Signori, recuperone. Mi dispiace veramente non avergliela staccata, ragazzi. Peccato, peccato. Vediamo di rifargli quello che sappiamo. Ok, perfetto. Io vado di nuovo nella coda, ragazzi. Voglio fare dei tentativi per staccargliela, assolutamente. Niente, ragazzi, niente coda. So che probabilmente colpendolo in testa avrei anche già vinto. Non puoi! No, gli ero saltato sopra! Dai. No, non deve scappare. No! Sfiga vuole che... questa è stata una bella mazzata. Te la sei presa, eh? E stai fermo, per favore, che c'è gente che ti deve cacciare. È veramente aggressivissimo, ma mi piace così. Adesso tiriamo fuori la lama, ok? No. Ok, ha messo la trappola. Perfetto, tutto molto perfetto. Bam. Eccotela qua. La tagliamo sta coda o veramente... Non sono riuscito. Magari non si può fare, Questa è una bella cosa, ragazzi. È un bel mostro. Non vedo l'ora di vedere la sua armatura. È veramente un bel mostro, ragazzi. Soprattutto, secondo me, anche da catturare per vedere se ci sono delle parti devastanti. Però, ragazzi, questo è un mostro veramente bello. Non ci abbiamo messo neanche tanto, a dire la verità. Mamma mia, ragazzi. Incredibile, davvero. Quindi abbiamo scaglia, membrana, pelle, osso di mostro medio, sfera armatura, minerale macalite, insetto amaro, minerale macalite, artiglio e pelle. Non abbiamo coda. Ci manca la coda. Comunque dovremmo fare il rapporto al laboratorio biologico, perché non lo faccio da un po'. Così almeno vediamo se ci sono altre cose da fare. La mensa è stata migliorata. Ah. Davvero stupefacente. Grazie. Oh, vorrei darti un bacio. Grazie a te i cacciatori potranno usare i nostri strumenti dedicati. Ah, a proposito, ho provato per curiosità a piantare un seme di albero vetusto. Non ci crederai mai, ma è germogliato. Sono alberi particolari, perché crescono assorbendo energia dagli esseri viventi che li circondano. Ti risparmi particolari noiosi. Piuttosto, ci sono degli oggetti che usi molto spesso? Forse potrei sfruttare le proprietà dell'albero e, con un po' di fertilizzante, creare oggetti utili alla tua causa. Bene, mi fa molto piacere. Perfetto, ragazzi, praticamente con quest'albero possono fabbricarci praticamente queste cose e avremo un'industria, praticamente. Per adesso soltanto queste, che ci servono per fare pozioni, quindi molto importante. Più avanti, migliorando questa struttura, riusciranno a darci di più, quindi non vedevo l'ora di sbloccare questa cosa, presente anche negli altri Monster Hunter. Come possiamo vedere c'è il fertilizzante, quindi ci sono vari tipi di fertilizzante e dobbiamo sfruttare i punti che abbiamo accumulato. Per ora ne ho 6.300, direi che sono abbastanza. Proviamo a prendere un fertilizzante. Quindi adesso abbiamo una fertilizzazione e c'è scritto durata per 3. Proviamo a coltivare magari il miele, che è veramente importante. Ecco qua. Perfetto. Poi torneremo a vedere com'è andata. Ok, ragazzi, è arrivato il momento di vedere l'armatura del Kadachi. Quello che vi voglio dire è che secondo me a vedere il mostro è stupenda e ora la voglio vedere tutta. Vediamo l'elmo. Signori. Bellissimo. No, dai, no. No. Questa è da ottenere tutta. Cosa ci manca? La sacca elettrica
il Tobi Kadachi elettrodo e credo che siano cose probabilmente da prendere catturandolo. Membrana ne abbiamo solo una. Ptero Wyvern pelle, fattibilissimo. Possiamo già fare, ok. Ok, pelle calda. La pelle calda però non è sua, non è del Kadachi. Nessun mostro ha quel colore. Che colore è quel verde acqua della pelle calda? Nessun altro mostro ha quel colore. È un verde acqua. Mannaggia, non ci voleva. Peccato perché è un'armatura veramente molto bella e... bah! Vedremo, vedremo. Bene ragazzi, anche questo episodio finisce qui, quindi grandissimi perché siamo riusciti ancora per l'ennesima volta a fare la missione al primo colpo. È un bellissimo mostro il Kadachi, però secondo me ce ne sono tantissimi altri da affrontare e soprattutto adesso sarà il momento anche di affrontare l'Anjanath già dal prossimo episodio. Questo ragazzi finisce qui, fatemi sapere sempre tutte le vostre considerazioni, abbiamo usato anche la spadascia, quindi stiamo iniziando ad usare anche altre armi, abbiamo usato la spada lunga, la spadascia, il martello, vedremo un po' cosa utilizzare nelle prossime, ma credo che io mi focalizzerò su queste tre armi principalmente, poi vedremo magari più avanti cosa fare. Grazie a tutti per aver seguito questo episodio, se avete delle domande da fare fatele perché ci aiuteremo tutti quanti insieme nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!